Ci troviamo all'EQIF, la Centro Ippico, a Gorla. Io sono in compagnia di Mirko Casadei, uno straordinario caso di omonimia, perché io conosco Mirko Casadei, figlio di Raul Casadei, ma lei con la musica non c'entra niente. Non c'entro niente, sono stonatissimo. Invece con i cavalli moltissimo. Mi trovo abbastanza bene, spero di rendere come il tuo amico. Da quanto tempo è appassionato di cavalli? Da quanto tempo? Tantissimo, ero piccolino, ero mio papà, 10 anni, ha iniziato a farmi andare a cavallo e ho continuato fino adesso è diventato il mio lavoro. Oggi com'è stato questo stage, questa prima giornata di stage di Hans Horn? Beh, io era un po' che non lavoravo con lui perché non avevo più i cavalli per stare in squadra, anche nel secondo livello. È sempre piacevole, è un uomo di cavalli, è un uomo che conosce i cavalli, è un uomo che riesce a farti lavorare bene i cavalli e oggi abbiamo fatto un po' di esercizi per far muovere un po' la schiena, un po' la groppa e ho sentito un beneficio. Mi ha fatto piacere, insomma, lavorare insieme a lui e di essere tornato insieme ai ragazzi che potranno andare a fare qualche gara un po' più importante di quello che ho fatto questi anni. Ecco, a proposito, quali sono secondo lei, insomma, i concorsi più importanti? Quali sono i passaggi più importanti che ci sono prossimamente? Adesso proviamo a fare questo stage perché lui guarda un po' i cavalli miei come sono. Mi ha visto un po' alla fine dell'anno che ho fatto Verone, ho fatto Parma, hanno saltato bene e avevano 8 anni. Adesso hanno preso il 9. Penso di fare il 3 stelle a Vermezzo. E poi forse vado in Portogallo e da lì dopo partiamo e vediamo un po' se i cavalli rispondono come crediamo che siano. E poi dopo vediamo, non voglio parlare per non portarmi sfortuna. Qual è il cavallo oggi nella sua forma migliore? Se la sentirebbe di dirlo? Sì, ne ho due che stanno saltando bene, si chiamano My Forever e Crisero. Sono due cavalli di 9 anni che mi stanno saltando bene, faccio le corna, spero che continuino così. Senta, si sente positivo nei confronti delle prossime qualificazioni alle Olimpiadi dell'Italia? Oh, mi hai fatto una domanda molto importante. Non lo so se sono in grado e se i miei cavalli sono in grado. Se continuano a saltare così, credo di... Non so se con me o con un cavaliere più affermato di me, i miei cavalli hanno delle possibilità importanti. Vediamo se le tireranno fuori. Certo. Vediamo. Dal prossimo presidente della FISE, Federazione Italiana Sport Equestre, che cosa si aspetta? Beh, io spero che i costi si diminuiscano perché è improponibile girare per i concorsi. E poi dopo speriamo di fare più sport che politica. Ecco, questa è la mia proposta. Va bene, la ringrazio, in bocca al lupo. Grazie, grazie. Grazie.